Ma guarda un po'. L'hai fatto davvero? E come? Per tutti i nove regni sei riuscito a uccidere Heimdall. Lo sapevo che la lancia avrebbe funzionato. Allora, felice Ragnarok a tutti quanti. Beviamo. È vero? Heimdall è morto? Non ci posso credere. Ora non si torna indietro. Odino aveva promesso la pace se tu non avessi più versato sangue a Isir. Ho rifiutato quell'accordo. E lui l'ha onorato. Ma adesso... Ma cosa? Io e te sappiamo meglio di chiunque che Odino non mantiene le promesse. Ora abbiamo un vantaggio su di lui. Questo è il momento di attaccarlo. No. Nessuno di voi sa cosa ci aspetta. Per Odino la vendetta sarà l'unica cosa che conta. Non sarà l'unica cosa. La maschera. Qualsiasi sapere di Skiuda è quello che Odino vuole più di ogni cosa. Se io tornassi ad Asgard, potrei usare... Vuoi tornare? Senti. Se potessi finire ciò che ho iniziato lì, risvegliare la maschera, avere risposte, forse sarebbe la via d'uscita. Ma devo tornarci presto. Prima che capiscano cos'è successo. Atreus, tu sei a casa. Non ti farò correre altri rischi. Lui è a rischio anche qui, Kratos. Come tutti noi. Tutto ciò che facciamo o non facciamo è pericoloso ora. Odino ha bisogno di me. Si fida di me. Sarò al sicuro lì. Da un punto di vista tattico, ho torto? La cosa non mi piace, ma è la nostra mossa migliore. Distraendo la sua attenzione, guadagneremo tempo. E avremo anche un paio di occhi nella casa del nemico. Ma se esiste davvero una fonte di conoscenza infinita, non puoi lasciarla nelle mani di Odino. Già, e una volta ottenuto da te ciò che vuole, perderò ogni vantaggio. Ho capito. Starò allerta. Padre, ce la posso fare. Ricorda la promessa. Ma anche tu. Spero che tu sappia quello che fai. Anche io, Sin. Beh, voglio sapere come tu ci sei riuscito. Come noi ci siamo riusciti. Sì, hai capito bene. Ed ecco com'è andata. È da pazzi? No, no. Posso farcela. Atreus, ascolta. Non posso farti ritornare senza questo. Un martello. La chiave, prego. Se vuoi uscire da una brutta situazione, scaglia con forza e di verghi. È monouso. Verghi. Grazie, Sindri. Ma spero di non usarlo. Anch'io. Ok, Odino ha detto che Ugin mi avrebbe atteso nella capanna. Mimir, c'è altro che dovrei sapere di Odino? Magari qualche debolezza? Ad esempio che se gli tolgo la benda si disintegra? Già, ragazzo, non sarebbe! Ah, no. Scusa, Mimir, non riesco a imitarti. Ora devo arrangiarmi. Si parte.
Specchi. Svanna. Brave cucciolone. C'è anche Fenrir. Non l'ho visto. Volevo solo dirvi che potrei stare lontano per un po' di tempo. So che starete bene, ma... non preoccupatevi se non tornerò. Sto bene. No, davvero. Sto bene. Starò bene. Anch'io vi voglio bene. Quando siete diventate così dolci? Eh? Chi l'ha permesso? Guarda che belle orecchie. Le più belle di Midgard. Di tutti i 9 regni. Shh. Va tutto bene. Fen? Sei tornato! Ehi! Questo è il tuo lupo! Ah! Smettila di sbucare così! Non è il momento! Se non è il momento me ne vado! No! Scusami! Lui è Fenrir! Tranquillo, Fen! Lei è... Avevo ragione sul tuo coltello. Eh? Lieta che tu abbia trovato un posto alla sua anima. Anch'io. Ehi, come hai fatto a trovarmi? Loki? Questa è la mia biglia. E dove sei diretto? Torno ad Asgard. Ehi, sono io che sto usando lui. Sì, certo. Angerboda, ascolta. Una volta arrivato alla fine, io conoscerò ogni cosa. Come salvare mio padre, come fermare il Ragnarok, e forse perfino far ritornare il nostro popolo. Loki, sono tutte quante nobili intenzioni. Ma lui è Odino. Tu ti fidi di me, vero? Certo che mi fido. Spero solo che la storia che stai scrivendo per te sia quella che vuoi davvero. Puoi prenderti cura di Fen mentre sarò via? Mi prenderò cura di lui. Vero, bello? Sii prudente, Loki. Va bene. Solo aiutare Odino a completare la maschera, ma devo accertarmi che non ottenga risposte da essa. Non c'entra nulla. Ma se non c'entra nulla, perché non è qui? Solo perché non è qui a difendersi non significa che sia colpevole. Ehi, voglio dire... scusate l'interruzione. Ah, nessuna interruzione, tranquillo. Forse ti sta indagando.
Perciò la verità verrà presto a galla. Lo spero tanto. Ok. Il panico non serve. Controllalo. Heimdall è morto. Per caso tu ne sai qualcosa? Niente di niente? Beh, insomma, lui era odiato da tutti. Certo, certo. Ma non è che hai visto qualcosa? Qualcosa di rilevante? Insomma, lo sai, ha colpito Trude molto forte quando stavamo fuori. Forse qualcuno l'ha scoperto e si è vendicato, non saprei. Stai insinuando che mio figlio c'entri qualcosa? Non lo so. Davvero. Ho dovuto chiedertelo. Ma non ho mai creduto che tu c'entrassi qualcosa. Lieto che tu sia tornato. Ora ho capito che cosa non andava. Ho tradotto male una parola. Ma davvero? Invece di oltre il grido del gelido respiro, c'è scritto il grido del primo respiro. Il posto è totalmente diverso. So dove si trova. Ce l'hai fatta di nuovo. Vai, prendi la maschera, prendi la spada, prendi il corvo e trova Thor. Andrete a Niflheim. Mi sei mancato anche tu. Ehi, Ingrid, non è che per caso sai dove è Thor? Già, mi immaginavo. Oh, ciao, Sif. Sai dove posso trovare Thor? Il padre di tutti ci ha assegnato un'altra missione. Perché mai dovrei dire a te dove trovare qualcuno a me caro? Senti, mi sta bene se non ti piaccio, non ti fidi di me o altro, ma voglio che tu capisca che la stai ferendo. Scusami? Prima o poi Trud diventerà una valchiria. Lo sai bene. Se non stai dalla sua parte, tu la perderai. Sarai anche al servizio del padre di tutti e al riparo nella sua bolla. Ma devi startene fuori dalle vicende della mia famiglia. Goditi la libertà finché ce l'hai. Passerò dalla mia stanza. Non so quando potrò di nuovo riparare il mio equipaggiamento. Trud, scusa, ma il padre di tutti ha detto che devo andare a Niflheim con tuo padre. In giro non l'ho visto e mi chiedevo se sapessi dove si è cacciato. Non era con il nonno? No. Credo di sapere dove sia. Seguimi. Io, volevo anche parlarti di Heimdall. No, non qui. Hai ragione, dopo. A Elaim ti ho detto che avrei aiutato tua madre a comprendere cosa significasse per te diventare una valchiria. Volevo dirti che ero serio. Non ci credo. E sei ancora vivo. Pensavo mi avrebbe strozzato con i capelli. Strano che non ci abbia provato. Grazie, Loki. Le armi non possono entrare, dobbiamo consegnarle. Perché? Fallo e basta. Forza, di qua. Wow. Avanti, altrimenti non ti faranno entrare.
Cerca in giro. Sarà qui. Gerskiot. Trude, io... Va bene. Ehi, Thor. Forse questo non è un buon momento, perciò... Prenditela comoda, per me non c'è problema. Niente fretta, ma... Lo sapevo che eri qui. Che ci fai qui? Non dovresti stare qui. Tu... non avresti dovuto portarla qui. Che stai facendo? Mi rilassa. Ho detto niente fretta? Mi sa che invece dovremmo muoverci, vero? Non vogliamo che il padre di tutti... Piantala! Ha ragione. Dovreste muovervi. No. Papà. Non lo fare. Arrivi troppo tardi. Che si sappia che il dio del trono sa fare due cose. Uccidere i giganti e fisciare i dromedari! E a chiunque non sia d'accordo, gli stamperò il mio nero sulla faccia. Non ci riesco. Questo non è da te. Thor. Ugin ci sta aspettando fuori. Ti prego, perché non... Ho detto piantala, ragazzo. Il mio nome è... Cosa? No, io... Oh, ma dai. No, 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 giuro che non è stata colpa... Ora basta! Quanto mi è mancato tutto questo? Sono ancora in forma. Che brutto posto! Trude! Prendo le nostre armi! Ah!
Odino non si infuria se li uccido? Sono già morti, non possono mica morire di nuovo. Di ricominciare proprio ora. Metti giù il... Prendilo per le braccia, portiamolo via. Che lotta. Mi dispiace che tu l'abbia visto così. No, no, non importa, davvero. Va bene che sono forte, ma dammi una mano. Dai, ci siamo quasi. Thor? Alzati. Trudy. Andrai a Niflheim con Loki. Ordini del padre di tutti. Alzati in piedi. Lo so che sei delusa. Io delusa? No, 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 no. Era una splendida rissa. Non riesci neanche a dire che ti dispiace, vero? Cos'è, un'altra promessa infranta? Nonno ti ha trattato di merda. Tu ne soffrivi, l'ho capito. Ma non puoi sempre... Noi siamo al tuo fianco. Mamma e io siamo al tuo fianco. Persino quando sei qui. Ti vogliamo bene e tu lo sai. Credevo che questo appartenesse al passato. Ho fatto un casino. Hai fatto un casino. Ti vado a prendere un po' d'acqua. Hogan! Facciamo in fretta. Hai fretta di tornare ad Asgard? Portaci al pezzo di maschera. Thank you.
Beh, non è questa la strada. Non è una caccia. Questa parte di Niflheim è diversa dal labirinto che ho visto inverni fa. Se sei arrivato dal tempio di Tyr, allora sì. La nebbia attorno al laboratorio di Ivaldi è veleno puro. Valeva la pena? Non so di che strada. Bene, ma spero tu capisca che effetto le ha fatto vederti così. Ero ubriaco. Troppo facile. Perché non li sorvoliamo e raggiungiamo la maschera? Credi che mi vada di trasportarti fino a lì? Sei forte! Non sono il tuo! Ti ammira molto. Spero che tu lo sappia. Non prendo le cose da uno come te. Devi di trovare quel pezzo. A quanto pare dobbiamo attraversare quel muro. Potresti... Prima devo fare una cosa. Fa con calma. Ora possiamo andare. Loki, tu ti ostini a provare di... non so più nemmeno cosa tu stia provando a fare, ma non hai assolutamente idea di cosa cazzo ho passato. Già, il figlio mezzo gigante di un potente dio con aspettative altissime. Ma io cosa mai ne saprò? Fare proprio niente. Sto solo dicendo che non siamo così diversi. Non ho alcun interesse nei legami di sangue. Quindi abbiamo esperienze di vita simili, e allora che importa? È stupido lagnarsi di ciò che non possiamo cambiare. Chi ha detto che non possiamo? Siamo lontani dal laboratorio di Ivaldi, no? Abbastanza. Accidenti, antico! Di nuovo lamentele! Ammettere i problemi non significa lamentarsi, va bene! Immagino tu sia contento che questa volta ti aiuto. Prego, comunque. Chiappa! La spada sta facendo il suo lavoro. Sei fortunato. Senza tanti pensieri o tanti sentimenti. Cosa pensi di dire quando le rivedrai? A Sif e Trud, dico. Se il padre di tutti è soddisfatto, non è. Sempre. Un bel risolto per i miei familiari.
trova la maschera e andiamocene. Ti piace questa libertà? Stare qui senza tuo padre che ti guarda alle spalle? Io... sì, credo. È diverso dalle mie abitudini, in senso buono. Pare che dovremo salire su quella rupe, il che significa... Basta pensare! È più divertente quando me lo aspetto. Siamo. Forse. Ora controllo. Thor, ecco. Spero che andrà tutto bene quando rivedrai Sif e Trud. Beh, sperare è meglio di pensare. Ci siamo. Preso. Per poco. Grazie, Thor. Non stavo per perdere quella maschera. Loki, ce l'hai fatta. Grandi cose ci aspettano. Tutto lavoro da fare insieme. Non c'è di che. Scusami. E tu perché mai sei qui? Suo padre ha ucciso Heimdall. Forseti alle prove. Prendetelo. No. Lasciatelo in pace. È un ordine. Dicevate che sangue a Aesir non sarebbe stato versato, che la famiglia è una priorità. Non credete che questa sia la punizione per la sua presenza? Lui ha messo vostra nipote in pericolo e reso infelice vostro figlio. Loki non ha ucciso Heimdall, è stato suo padre. Tua figlia è grande abbastanza per compiere qualche sbaglio. E tuo marito ha ricominciato a bere di sua spontanea volontà. Puoi andare! Voi due, una parola. Non lo vedi quello che succede? Lui non ci sta proteggendo. Magni, Modi, i nostri ragazzi. Gli raccontavamo le storie accanto al fuoco. Te lo ricordi? Intagliavamo dei cavallini di legno. Giocavamo e ridevamo fino al tramonto. E loro ci si addormentavano in braccio. Sono stati sacrificati solo per risolvere i problemi del padre di tutti. E per che cosa? E se ora toccasse a Trud? Mi hai messo contro mio padre e mia figlia. Non so di cosa stai parlando. Lo sai, finalmente posso darti una vera lezione, ehi, Jotun. Spero Sindri abbia ragione. Sindri! Oh, tu sì che sei esperto di fughe. Atreus. Stai bene, meno male. Appena in tempo, ma credo di aver tagliato ogni ponte con Asgard, ahimè. Aspetta, che ci facevi qui? Sindri ci ha detto dove arrivavi in caso di problemi. Oh, pensavo che stessi esplorando senza di me. No, ragazzo, tuo padre era preoccupato. Ma già che ne parli... Mimir. Fratello, ti prego, a casa siamo in tanti e c'è tensione.
Non ti manca andare all'avventura tutti e tre insieme? Rimandando l'inevitabile. Esatto. Non è una brutta idea. Voglio mostrare la maschera a tutti, ma non c'è fretta. Ecco qui l'uomo che ha domato Garm. Ratatoskr, una curiosità. Hai detto che l'albero prevedeva altro per te. Che cosa fai per lui? Che cosa non faccio, mio delizioso amico decapitato? Sorveglio e mantengo l'equilibrio dei regni. Mi assicuro che tutto proceda senza intoppi. E ovviamente mi occupo dell'albero del mondo. Lo ascolto, soddisfo i suoi bisogni. Tu parli con l'albero? L'albero non parla nessuna lingua, ma le sue intenzioni sono chiare. Sì, capisco che suoni, in mancanza di una parola migliore, eccentrico, ma è vero. Ti sta dicendo qualcosa ora? Dice di smetterla con le domande idiote! Rancore, comportati bene! Ma sì, dice una cosa del genere. Bene, buona fortuna allora! Sono tornate, gente! Ce l'hai fatta, andrò da Tyr. Eccolo. Se siete qui per restare, sedetevi al tavolo. Visto? La chiave l'ha fatto tornare a casa. Con un semplice tocco di martello. La magia nanica non ha senso. Vero? Lunda, una volta, mi aveva fatto una corazza usando latrati di cane. Sei tornato. Devo ancora capire... Stai bene? Sto bene. Spero che sia valsa la pena sbloccare quest'affare. Ce l'hai? Cosa ti ha mostrato? Non l'ho potuta usare. Hanno scoperto di Heimdall, sono dovuto fuggire. Ma così nemmeno Odino la userà. Ma se non hai ottenuto risposte dalla maschera, hai solamente rubato il più grande tesoro di Odino, dopo che tuo padre ha ucciso il suo più fedele alleato. Nessuno è salvo, nemmeno qui. Non c'è altra scelta. Troviamo Surtur, suoniamo il Gjallarhorn e condanniamo Odino. Ora. Bruceresti ogni anima di Asgard e la definiresti autodifesa. Propone mai dei piani o schifa solamente quelli altrui? Il piano più scontato ce l'hai davanti. Non ci serve che la usi Odino. Possiamo intrufolarci ad Asgard e usarla noi stessi, sotto il suo naso. Accediamo alle conoscenze necessarie per spezzare del tutto la profezia di guerra. Ma il problema è uno, non avete modo di entrare ad Asgard. Hanno quel grande corno, no? Oh, quindi ti aspetti che si intrufolino ad Asgard e diffondano il suono del corno nei regni? Mi aspetto che tu mi baci le chiappe! Per favore, voi pensateci. Kratos. Questa maschera, le facili risposte che promette. Io so una cosa, le scorciatoie si pagano sempre. Atreus, tu che l'hai portata, cosa ne pensi? Penso sia un'occasione. Se va male, avremo qualcosa che Odino desidera. Se va bene, se ci darà davvero le risposte, creeremo la nostra strada. E nessuno dovrà morire. Grandioso. Ora ci serve un modo per arrivare ad Asgard. Lo so che sono stato un peso per voi. E che vi siete chiesti perché mi avete tirato fuori da quel buco. L'ho fatto anch'io. Ma ora mi è chiaro. È a questo che servo. Questo è il mio scopo. Per l'ultima volta... Impugnerò la mia lancia e io vi condurrò ad Asgard. Scusami, ma se tu hai accesso ad Asgard, perché cazzo non ci hai detto niente per tutto questo tempo? Fratello, è una domanda più che legittima. Tu ci hai precluso Asgard. Tu ci avresti fatto uccidere tutti. E a Loki serviva tempo per trovare il suo destino. Ed eccola qui. Tutto per arrivare a questa. Se riusciamo a entrare, io andrò a cercare Odino. Io non ti fermerò.
Faremo entrambe le cose. Giusto, fratello. Se la maschera non ci darà via di fuga, avremo comunque un vantaggio su di lui. Per me va bene. Facciamolo allora, e presto, prima che ci veda arrivare. E lui odia le sorprese. Frena, maledetto spilungone! Io voglio sapere tutti i particolari di questa nuova strada per Asgard di cui parli. Avanti! È un'antica strada, non ci si arriva da qui. Da dove allora? Prendo le mie cose e te lo mostro. Ma se non hai un bel niente? E dove te ne vai con quella maschera? Brock! Appartiene al ragazzo, se l'è guadagnata. Tu non hai preparato altro che passabili sciacquabudella. Brock, va tutto bene. No, non è vero. C'è qualcosa che non va. Non tutti i pezzi combaciano come dovrebbero. Ecco, perché mai lui ti chiama Loki, per dirne una? Tu lo sai che non è il suo nome. Ehi, sto parlando con te. Smetti mai di parlare. Di tutte le cose. No. Lascia andare il ragazzo e affronta me. Dì a tuo fratello di lanciarmi la maschera e lo farò. Smettila di muoverti. Freya. Se lui muore. Che cosa? Non faceva parte del piano, ma se lui muore siamo pari per Heimdall. E sinceramente, ci avete guadagnato. Io ti ucciderò. Pianifica questo. Anche a me fa piacere rivederti. Freya, ti prego. Non puoi stare in due posti nello stesso momento, Frigg. Ehi, che nessuno si muova. O ve ne potreste pentire. Mi pento di molte cose, ma ucciderti non sarà fra queste. Lascialo andare! Io sono quello che comanda qui. Lanciami la maschera. Subito. Peccato, ragazzo. Sarà quella alla fine. Ti prego, devi salvarlo. Devi farlo. Lui non può. Non puoi. Magari se io ritornassi al lago. Smettila. Lo so cosa hai fatto. E ti perdono. Ma tu devi smetterla. Devi lasciarmi andare. Brock, ti voglio bene. Tutto questo tempo. Allora, cosa facciamo ora? Ora? Ora uccidiamo Dino. E chiunque osi fermarci. Atreus. Vieni. Cosa? E dove? Non ha importanza. Dove vuoi andare? È finita. Non puoi fuggire da tutto, Kratos. Odino non si fermerà se non lo fermeremo noi. Abbiamo bisogno di te!
Padre, dove stiamo andando? A casa. Padre, io voglio andare a caccia. Ti seguirò. Ci siamo noi, Atreus. Cosa cacciamo? Cervo. Da che parte, ragazzo? Dalla parte del cervo. Parlare di ciò che è successo. Forse ho sentito qualcosa. Di qua. Vuole solo spazio. Qui. Tracce. In quella direzione. Atreus. La violenza ci cambia. Non sei debole se ne senti gli effetti. Tutti ne sentiamo gli effetti. La direzione è giusta. Lì ci sono dei rami spezzati. Andiamo. Continuo a vederlo. Il pugnale. Brock. Il volto di Sindri. Figlio. Eccolo. Gomito alto, preciso e senza fretta. Perché? Ora sta scappando! Anche noi scappiamo. Io non capisco. Questa è una distrazione. È colpa mia. No. Dovremmo cercare Sindri. Credo di sapere dove potrebbe essere. Guidami. Possiamo prendere la slitta? Devo
riflettere su cosa gli dirò. Certo. Ovunque io guardi, mi ricordo dei miei errori. Le nostre azioni hanno delle conseguenze. Ricordarcene non è una punizione. Sembra di sì. Se solo... Non ti fossi fatto ingannare come noi? Avessi fermato un attacco che non potevi prevedere? Niente se, Atreus. Tuo padre ha ragione. Nemmeno gli dei controllano certe cose. Svanna. Specchi. Qui. Quando ci sei, prendiamo la slitta. Tempio di Tyr. È lì che andiamo. Mimir, esiste la possibilità di riportare indietro Brock? Sindri l'ha fatto una volta. Forse possiamo trovare il modo per rifarlo. Temo di no, fratellino. Quando un'anima come quella di Brock è senza figlia, senza vita... e abbandona la forma corporea, non può raggiungere il lago delle anime. Non è solo morto. Gli viene negato anche l'aldilà. È irrecuperabile. Se n'è andato davvero. Atreus, se ci fosse qualcosa da fare, ti giuro che lo faremmo senza esitare. Lo so. Colpa mia, sono stato stupido a sperarci. Manca l'acqua di questo lago. Avrei voglia di salire su una barca e salpare lontano. Lontano da tutto. Non puoi fuggire dai tuoi errori. Atreus, perché sei sicuro che Sindri sia qui? È dove lui e Brock si sono riuniti. Riforgiare qualcosa che si era rotto. Sarà qui. Soffrendo. Occupiamoci di lui. Sindri. Sindri, io sono addolorato, io... No. Non ti voglio ascoltare. Tu non sai cosa sia il dolore. Non lasceremo che Odino la faccia franca. Quell'Odino che tu hai fatto entrare in casa mia? Ci ha fregato tutti. Ma qualcuno è rimasto più fregato di altri, non è vero? Io ti ho dato tutto. La mia casa. La mia amicizia. Il mio lavoro. I miei segreti. I miei tesori. E tu continuavi a prendere. E ora che cosa mi rimane?
nemmeno la mia famiglia. Parlavi di dolore. Ecco com'è provare dolore. Io... Noi possiamo... Noi? Ma quale noi? Esisti solo tu. Costi quel che costi. Quello che puoi fare... è sparire dalla mia cazzo di vista! Vieni, Atreus. Lascialo stare. Ti lasciamo al tuo dolore. Io credevo fossimo parte della famiglia. Ed era così. C'è un modo di sistemare le cose, vero? No, ma so che mi sentirò meglio quando consegneremo Odino alla giustizia. Giustizia? Non è la giustizia che cerchiamo. È la vendetta. Ogni strada che percorro mi riporta alla vendetta. Forse non ci rimane altro. Torniamo da Freya. Quando torneremo, noi andremo veramente in guerra. Siamo giunti a questo. Sì. Quando eravamo a Svartalfheim, in cerca di Tyr, non è questo che volevo. O che intendevo. Non se significava perdere Brock. Sì, Atreus. Lo sappiamo. Abbiamo davvero portato via tutto a Sindri. Non badare troppo a ciò che viene detto nel lutto, Atreus, anche se sembra giusto.